Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Intro velocissima perché vado di fretta. Allora, in questo video sto giocando Mage Fortune. Avevo penso un po' di mal di gola quando ho registrato, quindi vabbè, rip. Però niente, è la vecchia Mage Fortune AP che non si gioca più ormai da una vita, non ha più scaling, credo. Prima ne aveva forse, non ricordo, non lo so. Niente, le rune sono queste qui, vedete in sovraimpressione. E come al solito gli orari di streaming sono qui sopra. Una buona notizia, da oggi i video saranno molto più brevi, saranno editati tutti i video. Anche quelli uncut, però vabbè, ci sarà una sorta di via di mezzo perché saranno i dati, ma di meno, quindi saranno più lunghi, però tagliando le parti morte. Spero vi piacciono di più. Fatemi sapere nei commenti se vi piace l'idea e penso sia meglio per tutti. E basta. Ci vediamo domani con un prossimo video. Vi lascio al gameplay e basta. Ciao amici. Allora, eccoci in game. Il mal di gola non vuole andare via. Con la magica Mage Fortune. Attenzione, abbiamo trovato un Volibear fermo. Tiro le palline, lui ancora non si è risolto niente. E la kill va Draven. Viva. Bravo Volibear, bravo, complimenti, sei veramente intelligente. Mi sembra di player AFK nel punto più brutto dove puoi stare AFK. Cioè se vai AFK, vai qui AFK. Vai qui AFK. Vai qui AFK, non qui AFK. Comunque, meglio per noi, lei vuole tornare, ma secondo voi tornerà Volibear? Così stupido da tornare qui? Secondo me sì. Però se ne viene in compagnia del suo magico team. Io tra 5 secondi torno in botlane. 3, 2, 1, basta. Cioè volevo dire mid. Perché Mage Fortune è un mid lane. Quindi la builderemo AP. Un tempo non dico che funzionava, ma aveva di scaling AP, non so se li ha ancora, ma se non li ha, meglio ancora. Guarda che grande Ras, mamma mia, pazzesco. Ci ho perso due minion, pazzesco. Beh, erano difficili da prendere, dai. Ok. Quindi sicuro che ne vale la pena rassarmi. Se poi per... No, mi sa dov'è. Ma così va, mi serve uno spell tanto grande. Se deve essere proprio stupido, come fragola. Oh, mannaggia. La situazione è tragica. Devo prendere. Passiamo alle queste qua, ma. È morto secondo voi? Sì, anche perché si è girato. Ok, perfetto. E adesso che ho vinto la lane, non mi resta che vincere il game. Faccio anche un'altra wave. Antivati i deflettori, chat, guardate i deflettori come su Star Wars. Il mio giunglero sta facendo robe opinabili nella nostra giungla, ma va bene così. Ho perso tipo tutti i minion. Tu magari vai back. Aver pushato la lane è abbastanza. Addirittura il teleport, mamma mia. Ma sono fortissimi alleati. Guarda che teleport magico ha fatto. No, 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 via, 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 via. Questa è la mia lane. Ecco. Mage Fortune non vuole condividere esperienza con te. Vabbè, ma basta perdere minion. È così facile da aspettare, oppure così difficile. Ma vediamo di pushare questa wave. Ma secondo me, se la gioco bene, posso ammazzare sotto torre Xerath, faccio la combo bene. Becco la Q potenziata dalla stick del minion. Ci devo provare. Assolutamente. Sì, ma quando mi dite che c'è un party mid, non lo so. Mi hanno invitato un party e non lo sapevo. E poi vi ricordo che sto giocando con i 2Q con i subscriber, quindi se volete fare magiche 2Q, venite in streaming, salutatemi, fate subscribe. Ecco, e poi giochiamo insieme e ci divertiamo, tanto. Allora, la maschera ce l'ho, dovrei, no? Manca 10 gold, ok, aspettiamo. Vai, Kennen, è tuo. Vedere la ulti. Quel flash inutile, ma bravo. Allora, adesso cercherò di harassarlo con la E mentre lui ha stitta, anche se è in cooldown in questo momento.
Posso farlo ora, dai. Guarda la cometina. Piu, piu, piu. Allora hanno mastery top, interessante. Adesso provo a shottarlo, dai. Ce la posso fare. Ah, oh, mannaggia. Speravo di prenderlo ancora qui. Sono un po' triste. Per poco, secondo me se la mettevo bene potevo fare la kill. Oh, no, 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 no. C'è un orso. Dai, non ci credo. Dai. Ma dai. Tanto è morto. Solo che non lo so ancora. Adesso sei morto. È il pollicione. Finale. Vale, non si sa mai. Ma non è qui. Ok, Valiber è tornato qui. Poi vedete che Mageport non si è fatto suo. No, ho trollato. Dai che c'è tank engine. L'ha preso, l'ha preso. Dai che lo slowo. Lo colpisco. Metto l'ignite così diventiamo le cure e si ruba la kill. Tacci tua. Stupido Dr. Grizzly. Che è il mio subscriber, tank engine è il mio subscriber. Però ha fatto un bel roaming, bravo. Mi ha aiutato molto. Io non ho mana. Voglio farmi i fantasmini. Come sono i fantasmini? Ok. Prossimo item, fantasmini. So che sarà tuo. Io non sta nemmeno farmando. È talmente spaventato che... Oh, finalmente. Addio Xera, tra l'altro sono capitato contro un champion senza mobility, quindi la ultimate fortune è ancora più efficace. Tutto calcolato amici, tutto calcolato. Pensare che in champion select abbiamo del troll, nemmeno avevo detto che era P, pensa. Oh no. Ma dai, mi ha preso seriamente. Ma porca miseria. Va bene, io sono stato leggermente greedy. No, prossimo mi viene prima completare la maschera. Ma che cacchio sto facendo? Prima completiamo la maschera e poi facciamo i fantasmini, dai. Allora, io continuo a pushare mid in per terzo. Se me me ne frego degli altri. Tiro dritto mid, se c'è quello glielo divo. Comunque lo scaling up fa veramente cagare, cioè scala malissimo, solo la scala decentemente. Allora vai, vai, clicca R. Mamma mia, faccio pentakill. In realtà sono tutti vivi. Vabbè. Se avessi attivato la pozione avrei fatto più danni, però non pensavo salvassero tutti così. Comunque qui c'è qualcun altro. Ma schifoso. Queste kill steal, non quelle che faccio io in genere, quelle sono kill secure. Certo, certo, pensavo di essere fuori range, certo, certo. Tutti così dicono quando vogliono rubare le kill. Ma loro vogliono fightare, ma come mai? Ma vinciamo secondo voi? Io non ho danni. Sono fidato ma non ho danni.
Cioè, solo con lei faccio male, faccio parecchio male, però è una sola spell con un cooldown alto. Sai che mi servirebbe CDR in effetti. E così non va tanto bene. Mamma mia, Master Dodge. Shambot. Possiamo pushare un pochino la torre. Ma qua che sta accadendo? Oh, mi sono distratto. Aiuto, 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 mi sono distratto, mangiami. Grazie amico. Vedete i miei subscriber? Mi salvano e portano rispetto. Bella zona amico, così posso rubare la kill. Altrimenti sarebbe andata a Draven, così mi piace. Orox era T07. Bene, io ho un po' di gold, potrei andare a comprare qualcosina, che dite? Quanto costano i fantasmini? Oh. Vabbè, continuiamo a pushare, dai. Vediamo se riusciremo a prendere questa torre. Ti prego! Ho trollato io. Lo sapevo che devo andare back. Vabbè, comunque ho fermato i soldi per il Twin Shadow, quindi va bene. Mannaggia. Amici di YouTube, quando guarirò io? Non lo so. Un giorno guarirò, ma non è questo il giorno, a quanto pare. Guarda là, grande amico Ragan, è per suicidarsi salta dentro Xayah con Kennen sopra. Ottima idea. Voto 10. Facciamo prima la torre, dai. Dai, su. Kennen è so much damage. Che loro sono dei minion in realtà. Cioè Kennen fa male, già fatto loro sono dei minion. Vabbè, un po' di danni li faccio comunque. Allora, mandiamo i fantasmini in esplorazione. Andate, miei prodi. Ho trovato un Rakan, un pollo. Aspettiamo qua, aspettiamo qua. Perché vai non ha fatto la Q? Ancora una free kill, peccato. Guarda che dodge sta ancora una volta. Possiamo singiare, io ho un sacco di poke. Basta aspettare che la mia fa danni e... possiamo fare qualsiasi cosa. Non la voglio, ma lo giusto in tempo. No, l'exhaust! No! Non voglio morire, sono giovane. Ok. Tutto bella ulti Kennen. Complimenti veramente. Comunque era tutto calcolato ovviamente. Anche la ulti di Kennen era perfetta. Quello di me vuole smitare in realtà. Vabbè, me ne vado. Anche solo ulti up. Aspetta, andiamo a fare un po' di torre, va. Dai che muore? No, vabbè, è troppo. No, ma potevo provare a doggiarci. Mi ha preso la sprovvista. Allora. Via. Io mando i miei fantasmini, andate fantasmini. Questo è mio, questo è mio. Bene amici, pushiamo.
Ok, io sono effettivamente pronto. Andiamoci le torrette, via. Ma sono scemo, mannaggia a me. Pare che ulti perfetta, quanti danni? Ma usci. No, 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 no! Ma dai, mi aveva bloccato con le piume. E poi mi ha ultato Xerath. Questo è ingiusto. Chiudiamola che ci scalano. Poi ci scalano in testa. Non ci autoscalano. Allora ci scalano. Va bene, dai. Comunque non sono d'accordo con l'autoscale. Ma va bene lo stesso. Chiudiamola. È un buon motivo sempre per chiudere. Madonna che danno. Visto che l'ho presa con la punta della... Non so se è stata la cometa, ma non credo. Anna si è scudato. Mi ha lasciato la kill grande. Ma Mastery sembra un po'... Ma no, poverino. Guarda che... No! Non ho doggiato niente. Ho trollato. Grazie amico, aiutami. Apprezzo molto. Sono un po' lento a fare i cosi. Vai, il nascere mi piace. Bisogna sempre dare la possibilità agli avversari di fare il comeback. Quindi diamole il nastro. Perché scegli me? Vai fantasmini! Arrivano i fantasmini, guardate! Allora, Master Yi sta split pushando, che è una quanto solito sprecare l'ultimate. E andiamo in due smart lui. Di careful. Mamma mia. La magica mi sforza. Ma no, che danni ha fatto? Vabbè amici, il game sembra finito. Il magico Kennen. Anzi, il magico vuol dire. Magica Miss Fortune. La Mage Fortune ha carriato questo game. E niente, ci becchiamo domani come al solito in un prossimo video. Spero vi sia piaciuto. E niente, a domani. Ciao amici.